Allora, Caffè Affari, 10 settembre, una manciata di minuti prima che aprano le borse europee, si apre all'insegna delle vendite anche per quanto riguarda Milano, forse la peggiore in apertura in Europa. Noi siamo con Salvatore Gazziano di Soldi Expert per andare a vedere i titoli che si muoveranno di più o di meno e per quali ragioni proprio nelle prime fasi di scambio nel corso della giornata. Buonasera, buongiorno Gazziano. Buongiorno a voi. Andiamo innanzitutto a capire il mondo dell'obbligazionario, che mi dice per quanto riguarda la BCE che parlerà domani, la fase accomodante nuova, ulteriore, diciamo così, che si apre, i tassi negativi e investire con questo environment, come dicono gli ambienti. Sicuramente le attese sono abbastanza significative, perché abbiamo visto in questi ultimi mesi il mercato obbligazionario già scontare in maniera molto forte un nuovo intervento massiccio da parte della BCE per cercare di spingere la crescita dell'economia e combattere la deflazione di fatto. Quindi in questi mesi abbiamo visto tutto l'obbligazionario salire, soprattutto il governativo europeo, nell'ultimo mese in maniera molto forte anche il governativo italiano, e di fatto sui decennali quasi tutti i rendimenti sono diventati negativi, tranne poche oasi, e fra queste c'è l'Italia, che ha beneficiato proprio per questo, perché viene una cacciata disperata la carta. Certo, gli effetti negativi di questi bassi tassi di interesse o rendimenti negativi iniziano a essere molto visibili nei bilanci delle banche, e quindi sicuramente sarà molto importante capire da una parte la dimensione di questi interventi, visto che si parla sia di un nuovo quantitative easing, sia di nuove misure non convenzionali, cosiddetto TLTRO, di prestare soldi alle banche, che poi in realtà abbiamo visto che poi non è che sanno bene cosa farne, soprattutto le ecco, banche. Ecco Gazziano, io perdoni se la fermo, ma sì, proprio su questo punto volevo chiederle, di fatto le banche in questo momento vivono un momento di grazia, perché insomma questo governo non è ostile come lo era quello precedente, perché dovrebbe aprirsi una stagione di consolidamento benedetta dall'esecutivo. Però quello che le voglio chiedere è: conviene investire su queste notizie invece che guardando i fondamentali delle banche italiane, oppure i fondamentali in realtà erano buoni e si investiva prima, o almeno si disinvestiva prima sulle notizie cattive che arrivavano? Ma diciamo che sicuramente l'attuale congiuntura astrale è stata favorevole nelle ultime tre settimane per tutta una serie di motivi al settore bancario italiano e europeo, se non altro perché ricordiamo che le banche italiane sono imbottite di titoli di Stato e ritorno verso quota 150 dello spread e la grossa salita dei corsi favorisce, diciamo, utili da questo punto di vista sui bilanci delle banche, ed è stato un traino. Dall'altra, le sfide del settore bancario, non solo italiano ma europeo, rimangono forti. Ricordiamo che dal 2018 in poi comunque l'indice bancario, sia quello europeo che quello italiano, perdono circa il 30%, perché di fatto tassi di interesse sempre più bassi, comunque anche oggi è stato pubblicato uno studio molto interessante, sono abbastanza nefasti per quello che riguarda da una parte la forbice dei tassi di interesse, sia in presenza di economie dove comunque bassi tassi di interesse non è che le imprese aumentano gli investimenti se non vedono una grande fiducia nell'orizzonte. Quindi la sfida rimane forte in presenza poi di competizione che nasce dal cosiddetto mondo della fintech e da bilanci di molte banche come quelle italiane, che hanno in questi anni comunque non gestito efficacemente la politica del credito con Gazziano, grosse sofferenze. Noi la ringraziamo, il tempo a nostra disposizione è finita, vediamo tra poco le nostre previsioni se erano esatte. Grazie di essere stato con noi per questi brevissimi ma efficaci commenti. Grazie mille. Grazie a voi.